Un gol che vale tanto, 3 punti e la prima vittoria in casa. Oggi è un bel momento per il Biceglie. È un gol che vale tanto e sono felice di averlo fatto io, però io sono sempre per mantenere l'equilibrio, quindi ce la godiamo. È stata per me una grandissima vittoria che meritavamo, però veniamo da un periodo poco felice e quindi non dobbiamo mai dimenticarlo. Quindi bello, sì, festeggiamo, ce la godiamo, ma archiviamo subito perché domenica c'è un'altra battaglia e dobbiamo andare a fare i punti. Ecco, è stato un inizio di campionato, come hai detto, complicato, tanti avversari anche di calibro elevato, però una squadra sempre molto attenta, compatta. Nell'ultima sfida col Cerignola, solo nel secondo tempo c'è stato, ecco, un calo. Dunque, un Biceglie che, chiedo, sta crescendo? Ma io credo che sicuramente sotto il piano umano dell'affinità, dello spirito di aggregazione, sia ai colori che alla squadra, al gruppo, stiamo crescendo, ma io credo che le prestazioni sono innegabili dalla prima partita. Forse solo la prima abbiamo toppato sotto il piano del carattere, forse perché era l'inizio col Nola, quella di Coppa Italia, ma per il resto prestazioni sempre di alto livello. Era proprio quello, forse la carica emotiva per il dispiacere di non riuscire a portare punti perché li meritiamo, perché lavoriamo tanto insieme allo staff, insieme alla società, e quindi è giusto che poi arrivano questi risultati. Ecco perché era proprio un peccato. Poi con Lavello purtroppo è andata male in quel modo, poi è successo il mio infortunio, lasciamo perdere, meglio non commentare. Poi sicuramente purtroppo Cerignola è stata una parentesi che non deve più accadere. Assolutamente, non perché non si possa perdere, si può perdere anche 4-0 quando l'avversario è più forte, però a livello di compattezza di gruppo dobbiamo stare più tranquilli, ci vuole il giusto equilibrio nelle sconfitte e nelle cose buone. A chi dedichi questa rete di oggi? Ma la dedico sicuramente a tutto lo spogliatoio, al gruppo, ripeto, a questa società, allo staff, a tutti quelli che sono vicini a noi, che lavorano con noi, anche ai tifosi che comunque hanno cominciato a seguirti e ci tengono, quindi a tutto l'ambiente. È un'iniezione di fiducia, quindi però, ripeto, equilibrio, tranquillità perché siamo a niente, a zero, quindi.